sviluppo della produzione e vendita diretta di piccoli quantitativi di prodotti agricoli locali tradizionali di qualità, piccole quantità, così come indicato dall'Europa, di capi di bovini, ovini, caprini e suini, è il tema di una delle due proposte di legge presentate dai consiglieri Romaniello, Gruppo Misto, e Cifarelli, PD. La legge ha l'obiettivo di regolamentarla e quindi di dare la possibilità, per esempio, agli agriturismi di poter macellare piccole quantità, quindi poterla vendere, gli agriturismi di poterla utilizzare nell'attività del ristorante che loro hanno. In rispetto a quanto previsto da due direttive europee e dal regolamento del governo nazionale in materia, il testo interviene a normare una prassi già diffusa sul territorio regionale, mettendo la Basilicata al passo con le altre regioni. Aziende agro-zootecniche e agroturistiche, adeguando i locali dal punto di vista igienico-sanitario e i prodotti quanto a identificazione e tracciabilità, potranno così rafforzare lo sviluppo della filiera corta di qualità. L'anagrafe regionale delle macellazioni, delle aziende che intendono realizzare macellazioni di piccole quantitativi, e da questo punto di vista che vediamo anche di verificare quanto e come lo stesso sistema produttivo primario è in grado di evolversi.